Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati sul mio canale. Non ci vediamo da un po' di tempo, sto preparando gli ultimi esami, perdonatemi, ma oggi è doveroso registrare questo video perché io sono senza parole. Se mi seguite su Instagram avete già visto tutto quello che sto per mostrarvi. In realtà non proprio tutto, però in realtà sì. Quindi se non doveste seguirmi su Instagram andate a seguirmi perché lì carico tutti i contenuti che poi vedete qua su YouTube un po' in anteprima. Oggi siamo qui per fare un unboxing che mai avrei pensato di poter fare, di poter registrare. Dal momento in cui la Mondadori però ha deciso di realizzare questa cosa, mi trovo qui a farla e non posso essere più felice di così. L'unica cosa che mi dà un po' fastidio è che ho fatto la barba ieri, io senza barba non mi piaccio, il pacco l'ho ricevuto un'oretta fa e quindi vi beccate me senza barba. Queste sono mie fisse mentali. Però andiamo subito con l'unboxing perché già si intravede il pacco, è qualcosa di gigante, è qualcosa di enorme, è qualcosa di... insomma è pura poesia. Iniziamo. Allora, il pacco in questione è il seguente e non so come poter ringraziare Marco per questa cosa perché Marco è colui che sento, con cui collaboro tramite Mondadori, e è stato un pacco completamente inaspettato e non apprezzato di più, perché tutto quello che c'è all'interno era qualcosa che io già volevo di mio ed è stato un regalo di compleanno anticipato, perché io compio gli anni a giugno, il 12 giugno, ci siamo quasi, e questo è un regalo di compleanno anticipato e sono troppo felice. Ora vi faccio vedere un po', senza tirarli fuori uno a uno da qui, cosa si può vedere bellissimo. Non mi sembra ancora vero di possedere tutto ciò, speriamo non si spacchi il pacco. Ah, aiuto! Allora, da qua già si capisce. Ora procediamo con l'unboxing vero e proprio. All'interno di questo pacco troviamo tutti e cinque i nuovi volumi delle nuove edizioni del Trono di Spade. Mi sono arrivati oggi, che è il giorno in cui è finita l'ottava stagione. Stagione molto sofferta, ragazzi, farò un video a riguardo e adesso ve li mostro uno per uno. Il Trono di Spade è un gioco di troni. La cosa che mi piace tantissimo di queste nuove edizioni, oltre al fatto che le copertine siano tutte colorate, io adoro tutto quello che è colorato, è che hanno riportato anche i titoli, perché nelle edizioni precedenti, quelle in pelle di drago, c'era scritto libro primo, libro secondo, libro terzo delle cronache del ghiaccio e del fuoco, qua invece abbiamo i titoli. E sono delle edizioni che io appena le ho viste, cioè me ne sono completamente innamorato, e averle ora in libreria non mi sembra vero. Il secondo volume, che è quello con la copertina che più mi piace perché io adoro il blu, l'azzurro, tutte le sfumature degli azzurri e dei blu, è uno scontro di re ed è veramente... cioè, io so che in questo video potrò risultare ripetitivo, ma è tutto troppo bello per essere vero. Poi all'interno, ma questo anche nelle altre edizioni, ci sono ovviamente le mappe, in questo caso vi sto mostrando quella del nord. Terzo volume, Una tempesta di spade, qui abbiamo, a vederlo suppongo sia Drogon, e questo è il più ciccione di tutti, è il terzo. Qui il rosso è predominante, al tatto è meraviglioso. Quarto volume, Un banchetto per i corvi, giusto? Questa è la copertina che tra tutte gradisco di meno, però vabbè, sono comunque sempre tutte meravigliose. Vedete? Ecco, il fatto che adesso io abbia tutte queste nuove edizioni mi spinge a buttarmi finalmente nella lettura, anche perché io penso che ora che li leggerò tutti, perché sono giganti, il caro Martin magari mi pubblica anche gli altri, così che io poi possa leggere tutta la saga, tutta ad un fiato, perché merita veramente tanto. Ormai la serie TV è stata vista dall'episodio 1 della prima stagione all'episodio 6 dell'ottava e so la storyline della serie TV. Adesso però io voglio entrare davvero nella storia pensata da Martin. Ultimo, Una danza con i draghi, bellissimo l'albero e anche questi colori, il retro. Cosa ne stiamo parlando a fare? All'interno di questo volume, dove l'ho messo adesso, ho trovato il bigliettino che mi scrive sempre Marco quando mi manda i libri, e questi bigliettini sono qualcosa che a me, cioè, mi riempiono il cuore, perché solitamente si ricevono i libri un po' così, sì, te lo mando, mostralo, fai la recensione, tutte queste cose, però mandare un bigliettino scritto a mano ogni volta che mi viene inviato un libro è da pochi, e questo è sicuramente un valore aggiunto a, oltre la meraviglia di tutti i libri che ho avuto, e per cui ringrazio ancora tantissimo, un valore aggiunto proprio umano. E questa è una cosa veramente molto importante, non da tutti. Poi andiamo avanti, adesso magari facciamo che li metto qua
Facciamo che li metto qua, così godete di tutta questa meraviglia mentre io parlo di altro. Perfetto, ora andiamo avanti con l'unboxing perché non è ancora finito, ragazzi e ragazze. Qui abbiamo questa graphic novel che ultimamente sto vedendo molto spesso su Instagram e mi ha incuriosito tantissimo la fascetta che dice: non importa se hai una coniglietta o un coniglietto. È veramente molto bella. Le tavole e le grafiche all'interno sono ben fatte, apprezzo tantissimo il fatto che siano a colori. Come ben sapete, io non sono molto pratico di graphic novel e del mondo che ci sta dietro, quindi se non utilizzo termini tecnici vogliate perdonarmi, però questa è molto breve e mi interessa tantissimo questo tema e quindi penso che appena registro il video lo edito, la leggo in 2 secondi e vi farò sapere, valuto in che formato, come, se su Instagram, se su qua, cosa ne penso. Concludiamo l'unboxing con il top del top, questo veramente ancora più inaspettato del Trono di Spade. Mi è arrivata la box di Lovecraft e io veramente pesa tantissimo e ora vi mostro al suo interno cosa possiamo trovare. Si apre, c'è la chiusura calamitata, si dirà calamitata, vabbè, insomma, si apre così. Speriamo non cada nulla, e all'interno della box troviamo il libro, che vabbè, ovvio, e questa maglietta. Ragazzi, adesso vi faccio vedere perché. Iniziamo dal libro. Necessito un appoggio, perché va a finire che spacco tutto. Allora, il libro si presenta così, le pagine sono blu, le scritte e anche la stampa è in rilievo, non so se si può capire dal video, comunque lo è, fidatevi di me, sono delle edizioni queste che stanno portando le Oscar Draghi, che sono delle edizioni veramente non curate ancora di più. E che cosa si può dire se non sono senza parole quando ci si trova davanti questa meraviglia? Ma ad accompagnare il libro all'interno della box c'era anche la maglietta e, ragazzi, questa maglietta non è da tutti. È qualcosa di veramente meraviglioso, cioè mi piace troppo, mi piace veramente tanto tanto. Approfitto di questo video unboxing tutto targato Oscar Mondadori per farvi vedere anche un volume che mi avevano mandato tempo fa, che non l'ho trovato all'interno di questo pacco, l'ho ricevuto settimane fa. Stiamo parlando di Guida Galattica per gli autostoppisti di Douglas Adams e la Double Faces, come la chiamano? Non lo trovo scritto. Edizione Double Face, e dall'altra parte abbiamo Niente Panico di Neil Gaiman. E anche questa la volevo troppo all'interno della mia libreria. Anche qui le pagine sono blu, quasi dispiace, cioè io voglio che dalla libreria si vedano queste pagine. Sono dei mattoni giganti, ma sono veramente curati e bisogna fare davvero un applauso a chi sta dietro a tutto questo lavoro, perché non è poco e meritano veramente un grandissimo riconoscimento, e io in prima persona voglio dire un grazie gigante per tutto questo, per credere in me e per darmi la possibilità di toccarli tra le mani e di entrare in questi nuovi mondi e affrontare tantissime avventure sempre nuove. Concludo per parlare tutto di Oscar Mondadori, che ho anche la quinta stagione, mi manca pochissimo. Questa è l'edizione delle bozze, non è la versione ufficiale, me l'avevano mandata quando il libro ancora non era stato pubblicato, e mi manca pochissimo, dopodiché avrete la recensione anche di questo romanzo, ce ne sono già state tantissime, i pareri sono super positivi, la mia recensione non si discosterà da questo filone e presto vi dirò come ho trovato questo romanzo. E nulla, questo video così improvvisato perché non era in programma è finito, spero che quello che vi ho mostrato vi piaccia, perché io impazzisco, ringrazio ancora tantissimo tutti, Marco, grazie, e nulla, ci vedremo presto con un nuovo video. Ciao ragazzi!